permettete, per farmi un po' gli affari del cinema, oltre a quelli dei grandi temi, perché non so quanto la mia reazione sia da voi condivisa, ma vedendo il film molte volte per diversi degli autori mi sono detto: non è il Wenders che ho visto recentemente, è una Jane Campion diversa. Allora mi interessa capire, lo domando a Gaspar Noé, quanto in un film con un'idea condivisa, con però un tema, abbiamo capito che ciascuno ha avuto un po' suggerito o assegnato fra gli 8 possibili, poi il regista ha cercato uno stile, cercato una forma, cercato un modo adatto e magari diverso dal suo cinema normale per raccontare quella storia. C'est-à-dire, en deux mots, est-ce que le thème a influencé le style? Il tema ha influenzato lo stile o si è cercato uno stile per questo tema? Nel mio caso non era un argomento molto ampio come l'argomento di Jane Campion o come altri, ma era l'AIDS. Poteva essere rappresentato dal punto dell'accesso ai medicinali oppure poteva essere trattato a livello più personale. Ultimamente sempre più spesso ho fatto dei film in cui non davo agli attori la sceneggiatura ma improvvisavamo, e ho pensato che la stessa cosa dovesse essere fatta in questo caso. Io mi sono detto: voglio utilizzare tutte le armi del linguaggio cinematografico ma in un documentario, e quindi ho inventato una storia presentando una persona che stava in una situazione difficile. Sono partita senza sceneggiatura e ho ripreso 4 persone e volevo mostrare come queste persone fossero in rapporto con la malattia, e non è la mia concezione della malattia che è importante, è la loro. Avevamo deciso di girare in Burkina Faso, inizialmente avevo pensato al Congo, però in Congo non era possibile per vari motivi. Ho intervistato quindi 3 uomini e una ragazza, sposati, non sposati, che erano stati contaminati per motivi essenzialmente sessuali, ed erano tutti ossessionati non tanto dalla loro malattia ma dai loro figli. Avevano paura di dover abbandonare i loro figli per via della legge del destino, che in Africa è molto più drammatica, e la maggior parte di queste persone che sono morte da loro hanno dovuto abbandonare i figli che dopo la loro morte non avevano più nessuno per proteggerli. E dopo aver girato queste 4 storie mi è sembrato che ce ne fosse una più emblematica. Nessuna di queste persone era concentrata su perché erano rimasti contaminati o chi li aveva contaminati. Erano più preoccupati dalla loro famiglia, dalla loro vita, e la loro unica salvezza in questa loro lotta era Dio. Io sono una persona profondamente atea, però credo che sia giusto rispettare il credo degli altri, e quindi era tutto un rapporto fra morte, progenitura e religione. Vengo da Brasile, mi chiamo Marcela e ho una domanda. Un attore adesso in questo compito di regista, in che modo questa esperienza ti ha cambiato come persona? Lavoro da attore, e questo è il mio lavoro, questa è la mia professione. Fare film è il mio sport, diciamo. E attualmente lo vedo così, forse cambierà domani, o magari stasera. Suppongo che questa esperienza mi abbia cambiato in molti modi, come qualsiasi esperienza filmica ti cambia, ti trasforma. È un qualcosa in particolare che riguardava una comprensione più ampia, un'idea più ampia di una cosa astratta come l'istruzione.
mi ha avvicinato alle tematiche affrontate nel film e dovevo in qualche modo grattare anche la superficie della mia esperienza di vita per illustrare anche quello che ha fatto l'istruzione per me. Questa è una delle poche cose che posso dire senza compromettermi troppo su che cosa, in che cosa sono cambiato. Allora approfitto io per farne uno a... Sì, lì? Grazie. Dunque, questo è un invito che volevo fare ai produttori di continuare, perché questa è un'iniziativa meravigliosa e continuerei con questo. In realtà è una notizia che immagino sappiate tutti quanti. Se ci sono 800 milioni di persone che muoiono di fame ogni anno, noi sappiamo che ci sono 1 milione di persone affette da obesità che vivono questo problema. Per cui forse se i ricchi non vengono sollecitati dal problema, guardando il problema, guardando la realtà dei poveri, forse potrebbero essere maggiormente sollecitati nel vedere come vivono male gli obesi, malati di cardiopatia o di diabete. Quindi continuerei su questa strada, magari farei altri 8 episodi sul tema dell'obesità e grazie ancora per questo progetto. E vogliamo parlare dell'anoressia? Bonjour, c'est une question pour les producteurs. Buongiorno, una domanda per i produttori. Come interpretare il cartello che scorre all'inizio del film dicendo che quanto viene presentato riguarda solo gli autori e non le Nazioni Unite? Bisogna sapere che gli obiettivi del millennio sono seguiti da un'agenzia delle Nazioni Unite, la UNDP, e 5 anni fa è stato proposto alle Nazioni Unite, quindi alla UNDP, di mettere il logo sul film a condizioni molto semplici. Il primo era di avere una vera libertà artistica, quindi che ci dessero carta bianca, che dessero carta bianca ai registi. Seconda condizione, ci siamo impegnati a riversare il 50% degli introiti in azioni legate agli obiettivi del millennio, sempre che esistano. E l'ultima condizione era che mettevamo a loro disposizione il film perché lo utilizzassero, anche uno solo degli episodi, perché lo utilizzassero in reti non commerciali. E quindi siamo andati avanti in modo indipendente e nel mese di aprile di quest'anno le Nazioni Unite, quindi questa agenzia di Ginevra, ci ha contattato dopo aver visto alcuni dei film, essenzialmente quello di Miran Air, e ci hanno chiesto, anzi non ci hanno chiesto, ci hanno ordinato di ritirare il film dagli altri otto, perché sennò avrebbero tolto il logo, cosa che noi abbiamo fatto perché non potevamo accettare quanto c'era stato chiesto in modo piuttosto brutale. È il motivo per cui le Nazioni Unite ci hanno fatto questa richiesta molto dura, è perché trovavano che il film rischiava di offensare o di insultare l'Islam.